Benvenuto al mio programma di questo pomeriggio, sempre qua a Alta Roma per l'alta moda, in bed with Natasha, ovvero a letto con Natasha, oggi con il mio ospite André Caballero, che mi stava insegnando, perché io volevo dire André Caballero, che mi ha detto che va bene. Comunque, del brand San Andres Milano, che hai appena sfilato oggi, ero abbastanza fortunata di essere alla tua sfilata, tra l'altro in prima fila, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, sei veramente bravo. No, grazie mille, è un onore essere qua a Alta Roma. È sempre stato un piacere e un'emozione pazzesca, quindi sono contentissimo e onorato che sei venuto. Grazie. Ma senti, ma tu sei messicano, mi dici, giusto? Sono messicano, sì, nato in Messico, poi a 18 anni ho iniziato la scuola di moda, sì. E dopo mi sono trasferito a Milano. Sei? Ma sei giovanissimo comunque. Adesso ho 32. Giovanissimo. Però sono già 12 anni che abito a Milano, quindi insomma. Ma tu mi dici che, infatti dicevo che non ti ho mai conosciuto a Milano, allora mi dici che non esci mai perché sei sempre lavorando. Sono sempre al lavoro, dietro la macchina da cucire, sul tavolo a tagliare, quindi... Quindi tu hai proprio imparato a fare proprio a livello sartoriale, esatto, proprio la moda. Non esatto. È solo per te il design, ma sei proprio capace di cucire, lavorare tutto il capo, dal disegno fino alla confezione del capo, insomma, finito, impostato, consegnato. Ma senti, sì. Da dove arriva questa passione per Guarda, la moda? Da fin da bambino. Cioè, era una cosa che volevi fare. Da quando uso di ragione è una cosa che ho amato. Ma più che il disegno, penso la struttura degli abiti. Cioè, io andavo a vedere i vestiti della mia mamma, capire come erano cuciti, la struttura, perché volevo fare anche l'architetto. Ok, non sono dissimili, non sono, cioè, lontani. Esatto, perché comunque è una struttura, devi insamblare dei pezzi, devi costruire, devi pensare come si deve muovere, quindi è quello il primo approccio dalla moda direttamente. Certo. Poi quando sono arrivato in Italia ho imparato lo stile italiano, lo stile del prêt-à-porter, mi sono innamorato pazzescamente dal Made in Italy, quindi è stato un processo, però in realtà la mia prima impressione con la moda era la struttura e come mai un pezzo di tessuto piegandolo, cucendolo da un certo modo ti dava un effetto piuttosto che l'altro. Ma quindi per te dal Messico era inevitabile venire in Italia, era un sogno, non hai mai pensato Francia, Parigi, era... Ho vissuto un po' a Parigi, un po' a Londra, ovviamente città del Messico, però per me Italia, Milano è stata proprio... Questo mi piace tanto, sai, anch'io sono straniera che sono di base a Milano e comunque mi piace sentire persone che scelgono Milano come città, perché spesso sono molto veloci a dire no, meglio Londra, meglio Parigi, però in effetti Milano comunque, se tu sei una persona che vuole arrivare a una certa qualità sulla moda, esatto, Milano è forse l'unica piazza. Fantastico, no? Certo, anche perché hai non soltanto la parte, come dire, dello stile, ma hai anche tutta la parte di tecnica, no? I tessuti, le persone, persone professionali, punti vendita, quindi è ottimo. Quindi dimmi, raccontami un po' allora di tutta la collezione che abbiamo visto stamattina, perché... Allora, a me piaceva, ho notato tanto che tieni moltissimo la qualità. Assolutamente. E hai una qualità pazzesca, nel senso, sono andata dietro dopo il backstage e ho anche toccato. Grazie. E veramente la qualità è bellissima, si vede proprio dalla sfilata, quindi grazie. Questa è una tua una parte della tua collezione. È una cosa che ho penso da sempre, perché anche sai, anche le piccole cose che fai a casa, no? Di mettere il vaso con i fiori di un certo modo, fa la differenza, piuttosto che la lampadina in un certo punto. E quello è anche sui miei vestiti. Se tu giri un capo deve essere perfetto, stirato, cucito nel minimo dettaglio, il bottone particolare, messo il gancetto di una certa maniera. Quindi io ci tengo tanto, anche perché io amo la moda del passato, i couturier del passato. E penso che questo sia la cultura, no? Proprio
non tanto dalla moda, ma come ti dicevo, la costruzione per me okay. è fondamentale, è ma la vestibilità. Quanto è difficile, perché parlavamo del fatto che sei giovane, perché sei giovane nei termini che hai sfilato, oggi ci sono pochi ragazzi comunque vivono a Milano che lavorano alla moda, che arrivano da sfilare a Alta Roma. Com'è avvenuto questa... Guarda, io mi ritengo fortunatissimo perché fin da bambino ho avuto l'opportunità di conoscere delle persone che mi hanno guidato da una certa maniera. Ok. Dalla mia mamma fino a tante persone che posso nominare, ma che sarebbe una lunga lista, però ho cercato di imparare il meglio di loro, quindi la qualità anzitutto. Ed è stato il mio approccio con Alta Roma e con la città di Roma, grazie al concorso Who is on Next che ho fatto nel 2012, sono stato finalista. E da lì è partita un po' più la voglia di far conoscere il mio lavoro, nel senso che io sono un po' timido, come ti dicevo, mi piace di più forse stare a lavorare nel mio laboratorio, tagliare, cucire e così via, ma penso che adesso come adesso è importante anche comunicare in una certa maniera il tuo lavoro, no? Sì, e cosa vuol dire per te sfilare una città come Roma? Wow, guarda, è un sogno che se adesso è diventato realtà. Sì. Non saprei come dirlo, perché non è soltanto il fatto di fare una sfilata o di vedere le tue creazioni che... dietro la musica, dietro una modella bellissima, dietro tante persone che si impegnano per far riuscire un show, ma più il fatto che quando ti dicono è stato bello, ho apprezzato, mi sono divertito, mi sono emozionato, quindi per me quella è la cosa più importante. E ovviamente poi vedere magari in strada una persona indossando qualcosa. Qualcuno che indossa, infatti chi è la donna, la tua donna ideale che veste San Andrés Milano, chi è la donna? Guarda, la donna San Andrés ritengo che sia intellettuale, attenta alla moda ovviamente, ma soprattutto che abbia una cultura dietro. Se lei arriva a un negozio e non compra un capo soltanto perché c'è un marchio o un nome, ma perché c'è una ricerca, una struttura, una qualità di tessuti, di tagli. Per me quello è molto importante, la intellettualità del capo. Cioè, quindi anche di avere una storia di conoscenza, forse meglio, con tuo cliente, esatto, nel senso. Esatto. Ma adesso cosa succede dopo? Cosa succede dopo questa esperienza? Dove vai? Adesso tornerai a Milano? Dove abiti? Sì, io sono fisso a Milano. Sì. Ovviamente adesso comincia la campagna vendita, perché la collezione è già presente in vari punti vendita. Qua in Italia come in altri paesi, tipo Russia, Giappone, Corea, paesi del Medio Oriente, quindi sono contento, sto lavorando e pian piano arrivano altre cose. Senti, raccontami un attimo il Messico, com'è la situazione moda in Messico per esempio oggi? No, ci sono tanti creativi, come penso in tutto il mondo, ci sono ovviamente le Fashion Week, c'è tanta gente che lavora nella moda. Purtroppo ovviamente, come dicevamo, Milano è strutturata per avere quella forza, Messico ancora no. Penso che pian piano inizierà, però comunque è molto ricca di cultura, molto ricca di cose estetiche, che magari tante volte magari noi siamo un po' più sull'etnico, no? Però adesso c'è un nuovo stile, un nuovo, sai, tutto sta evolvendo. C'è la nuova generazione che si evolve, però esatto. Tu che comunque per una persona che vuole fare made in Italy, per te è importante stare in Italia. Assolutamente. Io cerco nelle mie collezioni di mostrare le mie radici, il mio Messico, dal mio punto di vista ovviamente. Infatti anche i colori si vedono su questa cosa, quel ricco blu che c'era. Esatto. Questa collezione in particolare mi sono ispirato in un'attrice degli anni dell'età di oro del cinema messicano che si chiamava Maria Félix, una donna molto molto forte che amava profondamente il Messico. Lei riteneva di avere un corpo molto bello femminile e lei si riteneva bella, ma allo stesso tempo diceva che aveva un cuore da uomo, quindi portava il cappello con la sigaretta, quindi comunque delle cose forti. Esatto, è molto intelligente,
quando c'è l'intellettualità dietro una donna, sì, cioè poi impazzire. Perfetto, grazie tantissimo che sei venuto qua e congratulazioni di nuovo alla tua collezione, grazie. È stato bellissimo. Allora spero di vederti sul letto presto. Ciao, grazie, ciao, ciao, bye bye.